Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei tanti misteri del regno animale. Volevo parlare dei monotremi. Essi sono dei mammiferi antichissimi, di cui soltanto due specie, se così possiamo chiamarle, esistono ancora oggi. Queste specie sarebbero gli ornitorinchi e le echidna. Allora, i monotremi, prima di tutto, sono dei mammiferi che covano le uova. Sì, proprio così. Di solito sembra strano sapere di mammiferi che covano le uova, ma i monotremi lo fanno. Pensate che a covare le uova non sono soltanto uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, ma pure alcuni tipi di mammiferi come questi che ho appena detto adesso, i monotremi. I monotremi hanno sì una cloaca, ovvero un unico orifizio dove là fanno sia i loro bisogni che fanno anche sesso da là e anche il fatto che covano le uova dalla cloaca, che è un unico orifizio dove escono tutte queste cose che vi ho detto. Cloaca è anche sinonimo di fogna. E i monotremi, essendo dei mammiferi, allattano i figli, i cuccioli. Ovviamente, da quello che ho letto, non hanno dei capezzoli. Il latte li esce come se fossero ghiandole sudorifere. I monotremi hanno anche un cervello rettiliano. Per cervello rettiliano intendo dire che il loro cervello è piuttosto primitivo. Non ha quella corteccia cerebrale attorno al vero e proprio cervello, ovvero quello rettiliano, quindi posso immaginare che non apprendono nulla, che vivono solo di istinti, che non so se non sognano. È molto particolare il cervello rettiliano, è la parte più istintiva di noi. Noi, dentro il nostro encefalo, dentro la nostra corteccia cerebrale, dove là ci sono tutti i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre passioni, i nostri sentimenti, le nostre emozioni e i ricordi e tutto il resto, all'interno di questa corteccia cerebrale c'è un cervello rettiliano, da dove provengono tutti i nostri istinti e da dove proviene la parte della nostra sopravvivenza in sé per sé, l'istinto di sopravvivenza e di difesa personale, eccetera, eccetera. Soffermiamoci sul fatto di questi due monotremi che vivono ancora oggi, tra cui l'ornitorinco e l'echidna. Allora, l'ornitorinco sappiamo tutti che è uno degli emblemi dell'Australia, oltre al canguro e al koala. L'ornitorinco è stato scoperto da uno scienziato del 1700 che era anche esploratore quando portò l'ornitorinco imbalsamato in Inghilterra. Tutti pensavano che lui stesse prendendo in giro gli altri, perché secondo loro era impossibile dell'esistenza di un animale dal corpo di una marmotta, la coda di un castoro, le zampe palmate e il becco di un'anatra. Sappiate che l'ornitorinco non ha soltanto queste caratteristiche, ha anche degli speroni come un gallo e possiede anche una tossina dentro questi speroni che ha dietro le sue zampe, dietro i suoi gomiti e anche all'incavo, anche alle zampe posteriori, c'ha questi speroni dove da lì secerne questo veleno che è simile a quello di una vipera, delle stesse tossine di quelle di una vipera. Questa è tutta la particolarità dell'ornitoringo.
Le zampe palmate sono per il fatto che vive perennemente in acqua, è un mammifero acquatico. E sappiate che il becco dell'ornitorinco non è duro come pensiamo, non è duro come quello degli uccelli, ma è piuttosto molle. È un muso, se possiamo dire, è fatto di carne e di pelle. Serve proprio per trovare dei sensori per poi mangiare. Si nutre di animali di piccole dimensioni, acquatici. L'echidna è pur sempre un monotrema come l'ornitorinco, anch'esso cova le uova, però poi allatta i figli. L'ho detto prima, non avendo capezzoli, il latte gli esce lo stesso dal petto, però come se fosse un sudore. L'echidna somiglia quasi all'incrocio tra un formichiere e un riccio. Tiene gli aculei spinosi come quelli di un riccio. La schiena come quella di un riccio, la sagoma anche come quella di un riccio, però la testa somiglia tanto a quella di un formichiere, anche se il formichiere in realtà è un tumulo dentato, uno sdentato, un po' come il bradipo. Anche ci sono anche varie tipologie di formichieri, ma adesso non dobbiamo parlare degli sdentati, ma dei monotremi. Dunque, l'echidna è questo tipo di animale qua che vi ho appena spiegato. Pensate che nella mitologia, secondo la mitologia greco-romana, l'echidna era una creatura mitologica dal corpo di una donna, dal busto alla testa e dalla vita in giù di un serpente. Questa era l'echidna secondo la mitologia classica, quella greco-romana. Pensate che ci sono stati anche altri monotremi in passato che non so come si chiamano perché questa è una sfida che propongo a voi. Trovatelo su Google o qualche altro motore di ricerca, come si chiamavano i monotremi nell'antichità. Oggi sono rimaste soltanto ornitorinco ed echidna. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.